scoprire il mistero e la magia e la medicina dietro un animale che fa parte delle nostre vite dall'era dei tempi. Il gatto. Simbolismo fondamentale. Mistero, magia e indipendenza. Benché si tratti di un animale addomesticato, è giusto dare almeno uno sguardo all'energia e all'essenza del gatto come totem. Nell'antico Egitto, il gatto deteneva addirittura una posizione di privilegio. La dea Bastet veniva infatti raffigurata a forma di gatto, o almeno con la testa di gatto. Nella tradizione popolare scandinava, il gatto era associato a Freya, la dea della fertilità, mentre nella tradizione indù, Shakshti, la dea del parto, è raffigurata a cavallo di un gatto. Questi fenili compaiono frequentemente nelle fiabe dei fratelli Grimm e in molti altri racconti popolari in tutto il mondo. Al gatto sono associati tantissimi tratti, spesso contraddittori. Per esempio la curiosità, le nuove vite, l'indipendenza, l'intelligenza, l'imprevedibilità, la capacità terapeutiche, e questi sono soltanto alcuni dei tanti tratti di questo animale. Nell'antichità addirittura si riteneva che il gatto di una strega fosse in genere il suo famiglio, uno spirito in forma felina, e che le stesse streghe potessero assumere le sue sembianze. Dal momento che il buio ospita tutte le nostre paure e le cose che gli esseri umani non vogliono e non possono vedere, il gatto ha finito per essere associato con la magia e il mistero. La verità è che i gatti hanno nella retina oculare un maggior numero di bastoncelli che intensificano la percezione visiva, consentendo loro di vedere benissimo al buio. Il gatto ha un carattere fiero e indipendente e permette di prendersi cura di lui, ma solo alle sue condizioni. Il gatto inoltre rappresenta il silenzio che può aiutarci nella meditazione. Il gatto, da sempre associato alla luna e alla notte, rappresenta anche il nostro lato femminile e intuitivo. Per questo chi non ama i gatti di solito tende a essere un po' guidato da un istinto pratico e razionale. Se il gatto è il tuo animale totem, allora sei tendenzialmente affascinato dall'occulto e dalla magia. Sei una persona indipendente e un libero pensatore. Chi lavora con questo spirito animale è fantasioso, magico e indipendente. Il gatto appare nella tua vita quando hai bisogno di fiducia in te stesso e rassicurazione. Che tu sia una persona che adora i gatti o meno, dovresti essere aperto al messaggio che questo spirito vuole comunicarti. Il significato di questo animale inoltre rappresenta il desiderio di libertà, come il gatto che troverà sempre il modo di uscire di casa quando nessuno lo guarda e desidera vagare liberamente ed esplorare dove non doversi preoccupare di nient'altro. Quando vedi o lavori con il totem del gatto, devi scuotere la tua routine e apportare nuove modifiche per essere più flessibile nel tuo modo di pensare. C'è anche una grande simbologia legata ai sogni. Infatti lo spirito del gatto che appare dentro un sogno è simbolo di mistero e magia. C'è anche qualcosa che è legato proprio agli occhi dei gatti, che si fa sentire come se parlasse attraverso i suoi occhi e ti comunicasse il messaggio che hai bisogno di ricevere. Quando lavori con questo animale o ti appare nei tuoi sogni, significa che non devi esitare a cogliere le opportunità. Anzi, devi essere responsabile e assumerti i rischi e le conseguenze. Sognare un gatto può anche rappresentare un monito verso te stesso, ovvero il concederti la possibilità di riposare, proprio come fanno i gatti. Il gatto infatti ti ricorda semplicemente di goderti il sonno, proprio come fanno loro, senza sforzarti troppo. Lavora duro ma non dimenticare di coccolarti, perché il tuo corpo ovviamente ha bisogno di riposo. Se il gatto è il tuo totem, vuol dire che sei una persona molto perspicace, sei intelligente e attenta, preferisci stenderti in silenzio piuttosto che esprimere ciò che stai pensando costantemente. Anche per questo motivo probabilmente passi molto tempo ad osservare gli altri e il mondo che ti circonda per cogliere i minimi segnali. Sai come far accadere le cose e raramente hai bisogno di chiedere aiuto alle persone. Sei una persona indipendente e autosufficiente, sicura di sé e non hai problemi a stare nella tua stessa compagnia. Attento però a non cadere nello squilibrio di questi lati. Il lato ombra di questo totem può essere rappresentato dall'opportunismo, l'imprevedibilità, dalla tendenza a creare barriere emotive impedendo agli altri di entrare nella tua vita. Puoi essere particolarmente testardo nel cambiare idea o alle volte puoi cambiare idea troppo velocemente e trarre conclusioni un po' affrettate. Quindi cerca assolutamente di bilanciare questi aspetti in modo tale da creare un perfetto mix con la magia del gatto.
E tu lavori con la magia del gatto? È un animale che ti interessa, un animale che ti spaventa, un animale dalla quale ti senti attratta o attratto? Fammelo sapere nei commenti e inoltre scrivimi al riguardo per sapere se c'è qualche animale nello specifico che ti piacerebbe scoprire, così da poterlo aggiungere alla lista dei prossimi video che farò. Un bacio forte!